Action! Allora, salve a tutti e benvenuti in questa nuova parte di Crash Team Racing Beta con Crash Stefano in compagnia di... Derek Fiorornist, ciao ragazzi! Ok, ci manca solo un gettone, il gettone viola, che mi è simpatico come un referendum sull'abolizione della domenica. Per questo facciamo prima le ultime tre reliquie. Esatto, facciamo prima semplice, prima di smadonna. Qualcosa di... Io quelli dei gettoni viola non ho mai sopportate, le arene dei gettoni viola sono una cosa indecente. Più che altro io ci sono riuscito una volta. No, perché sono complicatissime, dai. Poi invece anche se faccio cagate su cagate, perché la beta prendo il platino, quindi non mi devo preoccupare. Ok, perfetto. Allora, ora che ho il più forte, li ammazziamo. La madonna. Porca wow, la madonna. Rientro. Qui invece ci sono i barili. Che ricordiamolo, i barili nei videogiochi sono proprio maligni. Ci torturano dai tempi di Donkey Kong contro lo Jumperman, dove infatti la cosa che ci separava dal nostro premio erano proprio i barili lanciatici dagli scimmioni. Cioè dallo scimmione, scusate. È vero. Poi le cose sono cambiate nel tempo. C'è stato Rayman 2. C'è poi anche i giorni nostri. C'è il barile di Nathan Drake. Ah, esatto, sì. Poi anche il barile di Metal Gear Solid 4. Che però ci era amico, insomma, ci aiutava. C'era amico, sì, esatto. Che poi anche quello lì non è che sia stato poi una gran cosa. E poi i barili esplosivi di Spyro the Dragon. Vabbè, quelli. Quelli erano anche bellini, dai. Sì. E quelli mi erano un po' simpatici, anche se... Vabbò. Ma sì. Ma sì, erano... Ma sì, si può fare. Allora. E dopo questa illuminante storia dei videogiochi basata sui barili parliamo di barili. E parlo troppo di barili, devo smetterlo. Stai dipendendo dai barili video. Non dormo più la notte. Ci pensi troppo, allora non dormo più. Allora, qua... Ok, ho aperto un meccanismo, intanto. Perché, come tutti i giochi di ruolo, questo qua è pieno di enigmi, sto gioco. Siano sempre maledetti. Enigmi che ci hanno tenuto incollato allo schermo per tipo ore e ore, per capire che cacchio dovevamo fare. Invece nei giochi di oggi li hanno tolti perché i giocatori di oggi si rompono le scatole. Non li so esatto. Fare poppa. Esatto. Concordo. Anche perché tipo adesso io che nel mio canale sto facendo la guida di Resident Evil 1, cioè io penso cavolo, ma quelli erano enigmi assurdi, cioè. Poi da poco ho fatto quello del V-Jolt, che penso sia stato uno degli enigmi che ha praticamente messo tutti quanti, penso, nella propria carriera videoludica, li ha messi veramente in difficoltà, perché penso che sia un enigma davvero manco pazzesco. Fosse il mistero della Gioconda. Esatto. Ok, il primo platino l'abbiamo preso, possiamo passare agli altri due. Ok, benissimo. Ok, tanto qui mi stanno prendendo tutti. Bene. Ok, passiamo a Viaria Calda. Ah, Viaria Calda. Uno dei miei livelli preferiti, nonché uno dei più... dei platini più facili in questa beta.
guardate 3 minuti 5 secondi e lo zaffiro, usate singhiozzo, pieno di casse del tempo, ben 56, proprio una cosa in tutta tranquillità. Però fatti, ottimo, molto più fattibile che nel gioco originale. Esatto, nel gioco originale era tosto, sì sì. Era semplicissimo. Cavolo. Oh, ciao. Mi continua a lanciare addosso. Sto attacco magico, mannaia te. Se non lanciano attacchi magici, che gioco di ruolo è? Appunto. Però e non vale neanche la scusa che tipo c'è un paesaggio futuristico, perché anche il Final Fantasy 7. Esatto. Che di futuristico non è che... Sì, è uno scenario, insomma, pseudo apocalittico in un certo senso, sì, perché c'è una minaccia ambientale e io cado in un babbio. Che poi diciamo che più sul, se vuoi andare più sul futuristico, diciamo vai su Final Fantasy 8, secondo me, che lì proprio vai anche proprio. Un po' il 10. Il 10 sì, anche. Se pensi 13. Tipo alle grandi città, tipo Luca, tipo minchia. Allora, poi è bello, invece il 9 torna proprio alle origini, proprio, torni medievale. Proprio indietro. Esatto, torni proprio indietro nel tempo, bellissimo. Il 12 anche, che è mezzo futuristico, mezzo medievale. Sì, il 12 è un po' di tutto, sì, è vero. Però vabbè, su, il 12 a me non, come titolo non è che mi sia piaciuto tanto, a dire il vero, però beh, nel suo piccolo era carino. Io ho preferito sempre il 10, però... Vabbè, il 10. Non mi è dispiaciuto affatto, se devo dire la verità. Che adesso, a breve, adesso io sto per proprio comprare la limited edition della remaster. Ah, a proposito, perché hanno annunciato che potrebbero fare un Final Fantasy 10-3. Hanno vero. Anche fatto circolare sull'angolo un'immagine molto simpatica di Sin che ritorna. È vero, leggevo anch'io di questa cosa che stanno facendo un... Io già nell'area tempo fa avevo visto dei video fake girare su YouTube, che poi erano video fake, non c'era niente di vero. Anche però... quel college di Tidus, che boh, era un'immagine ovviamente fake. Ma certo. Tu cosa ne pensi di questa iniziativa? Potrebbe funzionare? Io ho qualche dubbio, io vero. Pure. Perché secondo me farlo, cioè già col 10-2 secondo me avevano un po'. Esatto, un perché titolo bello, però il 10 è un capolavoro. Il 10 è bello, no? Però tipo il 10-2, anche il 10-2 a me è un gioco che il 10-2 è piaciuto tantissimo, perché comunque è bellissimo. Però secondo me dal punto di vista della trama, no? Parlando della trama, cioè il 10-2 ha perso ovviamente la purezza della trama che c'era nel 10, a mio vedere, no? Il 10-3, quindi... infatti, hanno rivelato qualche piccolo, insignificante dettaglio sulla trama che esatto. Mi ha lasciato... Anche a me. Tipo, non so, Yuna che dice che stanno ancora insieme con Tidus, però fa la scenata di gelosia... Poi Sin che ritorna. Come cacchio fa Sin a tornare dopo tutto il cacchio di Madonna che abbiamo dovuto fare per sconfiggere lui e quel cacchio di Yu Yevon?
Esatto. E poi Concordo. non vi dico altri dettagli perché sarebbe uno spoiler sulla trama. No, non diciamo nulla, infatti, però a mio parere quello che stanno facendo, secondo me, è un capitolo che vuole rovinare del tutto la saga la storia del Rischia proprio 10. di rovinarlo. Poi non so, a me fa anche un po' piacere il vedere di nuovo Tidus Yuna. Lo testimonia l'action figure di Tidus che ho ancora in cameretta. No. Però Oh, allora. se devono rilanciare questa cosa, devono rilanciarla bene, insomma. Eh certo, perché comunque alla Tipo fine. anche l'idea per esempio di fare un Final Fantasy X-3 che però sia un ritorno c'è un passo indietro nel tempo, tipo la storia di Jack, Braska e Auron, che anche se ormai la conosciamo potrebbe essere bello rigiocarla, insomma, come un Quello sì, quello film. sarebbe anche carino. Se avessero fatto forse una cosa così, sarebbe stato bello. Ma invece fare quello che stanno facendo, non lo so. Non mi convince, quindi non lo so. Poi, ok, cioè è chiaro che comunque finché non hai davanti la cosa, nel senso, cioè finché c'è la sola notizia in giro, ok, non è 10, però non è che bello. Quando poi avremo una cosa davanti davvero, allora dopo saprò dire. Però per il momento la Esatto. cosa non mi sembra tanto bella. Che dire, possono fare quello che vogliono quelli di Square Enix, però se poi No, fanno certo. una cagata, non si meraviglino che avremo anche noi contro. Avranno anche i nostri pareri contro. Esatto. Sì, completamente d'accordo. Tra l'altro, una cosa che voglio dire sulla remaster è che c'è. Ovviamente la remaster, c'è gente che mi diceva: oh, ma cosa me ne faccio della remaster? Perché comunque c'ho già il 10 in 10 normale, no? Col gioco, eccetera, eccetera. Ce l'ho per PlayStation 2, c'ho anche il 10.2, cosa me ne faccio? Beh, insomma, ragazzi, intanto in quella remaster ci sono delle cose che noi purtroppo, perché poi diciamolo, solo noi europei non le abbiamo viste perché. Cioè, i cinesi e ovviamente in Giappone ce Giapponesi. le hanno quelle cose. Ovviamente loro, esatto, loro ce le avevano già dal principio queste cose. Siamo stati solo noi a non averne queste cose, perché poi il resto del mondo ce Soprattutto Final Fantasy X-2, perché il 10, insomma, ce l'hanno in qualche modo la nostra versione europea ce le ha fatte avere senza la International. Quindi un sì. po' se, non del tutto, ma un po' siamo anche fortunati con il 10. Con Esatto. 10.2 poi questa remastered è stata un bene, insomma. No, è stato un bene perché comunque finalmente avremo anche noi la possibilità di avere Poi mi chiedo se quello avremo che. altre soundtrack rimasterizzate come quella del Boss Battle che ha fatto tanto il giro di internet. Avevo visto che tipo c'era la possibilità di vedere, molto probabilmente, che nella remaster ci saranno delle soundtrack, praticamente saranno tutte rimasterizzate, quindi rifatte sostanzialmente. Come Kingdom Hearts Final Mix. Esatto. Che poi Sarebbe un possiamo bene. ancora. No, certo. Ok, l'ultimo platino è stato preso, almeno l'ultimo prima di Pista Turbo che dovremmo fare dopo i gettoni. Ah, ok, benissimo. Allora, che stavamo dicendo? Stiamo parlando di questa remastered che ci hai detto pure nei tuoi video, insomma, una Sì, ci bella avevo fatto cosa. anche un video apposta. Sì, avevo fatto. Quindi dicevo la mia anche perché molti me erano arrivati, volevano sapere cosa ne pensavo. E io. Questo è, l'ho detto anche qui, diciamo, perché comunque alla fine. È Alla questo. fine Poi siete io tutti quindi la consiglio condannati. perché io la sto prendendo. Poi io ho detto a molti, ma molti mi sono arrivati, ah, ma me la consigli? Secondo te ha un senso? Ho detto, guarda, io la prendo perché comunque, perché io voglio comunque, guardando in linea generale, cioè io voglio vedere anche com'è, no? Scoprire queste cose che non abbiamo potuto vedere, eccetera, eccetera. Quindi io la prenderò e la consiglio a tutti quanti. Poi prendetela Già che esce pure considerando che è per una PS Vita, remaster. la pre potrei prenderla anch'io, poi È chissà. vero.
per PS Vita poi... come te ci sto pensando. Poi per PS Vita secondo me sarà ancora più interessante, perché averla su un formato portatile secondo me è... sì, ha un che in più. Infatti. Quindi comunque io la consiglio. Allora, vabbè, io intanto ho battuto il bracconiere. Vabbè. Allora, adesso io però chiudo il video perché ho preso le reliquie. Nella prossima prendo i gettoni CTR che... vabbè, lo sapete già quali problemi ho con queste cose, quanto ci smadonnerò sopra. Vedrete nel video. Esatto. Va bene. Allora io chiudo qua la parte. Ringrazio per Stefano per la partecipazione. E ci vediamo nella prossima. È tutto qui da Crash Stefano e Derek Fiarotti. Ci vediamo nella prossima. Ciao.